Allora, devo essere sincero, penso che questo video è circa la 20ª volta che lo guardiamo. Beh, in realtà io l'ho visto anche da solo a casa, è la mia 42ª volta. E allora guardiamo un film, ma tanto non mi piace nessuno di quelli che dico. Potremmo guardare un film d'amore, che dite? No, i video che facciamo insieme sono molto più belli. Sì, infatti. Wow! Ok, perfetto, che il mio piano abbia inizio. Oggi andrò a fare un bello scherzetto ai miei amici. Mi travestirò da Creeper e il resto, beh, potete immaginarlo. Perfetto. Sarò irriconoscibile. Manca solo il tocco finale. Ok, sono pronto, andiamo. Ok, forse questo è molto meglio. Effettivamente l'ho visto solo 5 volte, sì. Ma c'è un video che non hai visto manco una volta? Penso di no. Vabbè, ma che dite, cornettino? Cornettino? Sì. Sì. È vero, è l'ora della merenda. Ok, perfetto. Ma cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Aiuto, aiuto. Ma chi era quello? Non lo so, non lo so. So solo che era tutto completamente verde. Era un coso verde. Era un verde gigante. Era un creeper di Minecraft. Un creeper di Minecraft. È vero, Ninna. Ragione, ti ricordi quando facciamo le nostre partite su Minecraft in cui registriamo i video? C'è sempre quel coso che esplode e fa BOOM! È un creeper. Dai, quello che ti fa sempre fuori, insomma. Vabbè, non lo so. Ma come facciamo allora se esplode da mandarlo via? Il problema è che non stiamo neanche al sicuro, perché se esplode potrebbe distruggere tutta la porta, però almeno muore. Cosa? Potrebbe distruggere la nostra casa? Sì. Ok, sì, Ninna, questa è una strategia fortissima. Ho paura! Non dobbiamo avere paura. Ricordatevi sempre che in realtà i mostri di Minecraft esistono solo su Minecraft, quindi di sicuro è qualcuno travestito. Allora, come fa a esserci un mostro? Quello è vero, non è travestito. Perché chi è che è travestito? Beh, potremmo aprire la porta e controllare se è effettivamente un mostro oppure qualcuno travestito. Va bene, vado a vedere io. Bravo. Statemi dietro. Sì, Matti, però stai attento, perché se esplode poi non possiamo più registrare il video insieme. Vabbè, e ma poi... al massimo esplode Matti, mica noi. Grazie, vi voglio tanto bene anch'io. Oh, ma dov'è finito? Non c'è. Non c'è. Ma di là c'è una chest. Oh, cosa? Quella è una cassa di Minecraft. Magari ci potrebbe essere qualcosa per distruggere il creeper. Sì, ok, ma prima non c'era. Perché adesso... Oh, no, 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 sta tornando. Sta tornando. Sta tornando. Chiede. Ragazzi, dobbiamo assolutamente trovare un modo per aprire quella cassa. Con le mani. No, ma se dentro c'è della TNT che esplode e poi esplode pure il creeper e poi esplode pure il palazzo e poi esplode pure la città. Sentite, falsacchiotti, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Questa missione è complicatissima. Dobbiamo scoprire chi è quel creeper, ma prima dobbiamo pensare a come aprire quella cassa. E credo che mi sia venuta un'idea. Quale? Beh, i creeper seguono qualsiasi cosa si muova. Quindi se il nostro pupazzetto Pippo vola, lui lo inseguirà. E noi potremo aprire la chest. Tu sai che Pippo non vola. Questo lo dite voi. Pippo, fagli vedere chi sei. Ok, mi raccomando, tu sei un grande polpo. Di qualcosa, incoraggialo. Forza, vola per favore, vola. Ok, ora hai tutta l'energia che ti serve, sì. Pippo il polpo. 3, 2, 1, vola. Ha funzionato? Prendila, prendila. Ok, ti copro io. Ok, la apro io. Ehi, guarda che io e Matti abbiamo rischiato la vita. La apro io, ho detto. Allora ricordatevi che se questa cassa dovesse esplodere, io lascerò tutti i miei beni a piadina. Ecco, quindi si parla di Nutella, cornetti, cornetti con Nutella, zucchero a velo, cornetti caldo con zucchero a velo sopra. Insomma, queste cose qua. Allora, apro, Matti? Ma... aspettate un attimo, ma c'è una spada dentro! Una spada in diamante? Oh, proprio ciò che ci serviva per far fuori quel bruttissimo mostro! Io non la voglio usare, tieni tua! Oh, aspetta, io penso di non saperla usare però! Basta che la usi come una...
spada. Ok, va bene, ci sto. Ok ragazzi, fidatevi di me. Io riuscirò a far fuori il creeper con tutta la mia energia di Minecraft. Come va? L'hai killato, Matti! Sì, infatti, cos'è successo? Non avete idea di ciò che è successo, ragazzi! Qualcosa di pazzesco! Ho fatto una scoperta incredibile! Il creeper, in realtà, è un umano! Avevate ragione! Ok, va bene, Matti, molto interessante! Ma quindi la spada dov'è? Sei riuscito a mandarlo via? La spada, dai, insomma, l'importante è aver scoperto che è un umano. La spada... l'ho persa. Ma mi spieghi come hai fatto a perdere la spada se dovevi andare lì e killarlo? Non ho parole, Matti. Vabbè, ora dobbiamo trovare una strategia per catturarlo. E io so già cosa fare. Meno male. Eccomi al rapporto. Con questo retino riusciremo a catturarlo e a metterlo in gabbia e a vedere che faccia c'è dietro la maschera. Ecco qua. Beh, mi spieghi come fai a catturarlo con quel retino? Se a stento puoi catturargli un dito. Tu non credi in me, guarda un po'. Farò il tuo stesso gioco. Perfetto. Scontato, non ha funzionato, vero? No. Beh, siete due buoni a nulla. Uno perde la spada, l'altro va con sto retino. Ma spiegatemi come dobbiamo fare. Dobbiamo unire le nostre forze, ragazzi. Dici che dobbiamo andare tutti e tre insieme? Sì. Ok, molto rischioso, ma ormai è l'ultima possibilità. Dobbiamo affrontarlo senza paura questa volta, ok? Ragazzi, io vi ho dato il consiglio di unire le forze. Però secondo me voi due da soli bastate. No, anche tu con noi. Ma dov'è? Oh, non lo vedo. Nemmeno io. Potrebbe essere nascosto. Potrebbe essere la televisione. Cosa? Non c'è neanche la TV. Magari è scappato. Magari è in bagno. Perché i creeper comunque fanno i loro bisognini, no? Ma che cosa dice? È possibile che è in bagno. Aspettate, forse è nascosto dietro al tavolo della cucina. Me lo sento, me lo sento. Peccato! Ah, no, ma peccato cosa? Dai, forse se n'è andato. Lo spero anche io. Ok. Probabilmente sì. Quello era lo scarico del bagno? Te l'avevo detto che era in bagno. Beh, comunque i creeper fanno i bisognini. Oh no, no, nascondetevi. Ragazzi, sento dei passi. Anch'io. Aiuto, sento una puzza. Ragazzi, è letteralmente a fianco a noi in questo momento. Ragazzi, che cosa facciamo? Ah! Ah! Ah!